di rapina di sinistro. Di attenzione, si apre un varco, niente da fare. Rinviene ancora la difesa, Mirko! Pensa che McDonald era andato a recuperare la velocità di Stanojevic, il pallone rimbalza e è rapido e attento Mirko Bergamasco. Imbruttiti! Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta è un'intervista fatta ad un vero e proprio campione, perché in questa intervista VIP ci sarà Mirko Bergamasco, grandissimo atleta e soprattutto ex capitano della nazionale italiana di rugby. Ma questi sportivi vegani da dove prendono le proteine? Adesso glielo chiederemo a lui. Ah, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Ciao Mirko! Ciao Giorgio, come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, dai, tutti in ordine, confinati, ma bene, dai. Bene, non ci lamentiamo, quarantena per tutti. Io, come ben sai, è un po' di tempo che provo a placcarti per intervistarti, ma d'altronde sei tu l'esperto di placcaggi, quindi giustamente non ti ho ancora acchiappato, ma ce l'ho fatta in quarantena, chi l'avrebbe mai detto? Bene, ci siamo. Allora, caro Mirko, io sono molto... innanzitutto come stai? Come vivi questa quarantena? Allora, devo dirti bene, nel senso che mi manca un po' il campo, perché ovviamente è il mio pane quotidiano, ma approfitto per fare un sacco di cose che magari non avevo il tempo di fare. E mi sto concentrando molto sul mio lavoro e quindi preparare, non dico ancora la stagione prossima perché stiamo aspettando di capire se riusciamo a finire questa, ma nel caso in cui non la finiamo, già preparare la prossima, quindi mi permette di anticipare il lavoro e essere pronto per la ripresa. Ecco, tu adesso sei sempre nell'ambito dello sport, ovviamente sempre nel mondo del rugby, ma sei un coach adesso. Esatto. Sono un allenatore e appunto sto seguendo una formazione per essere allenatore professionista. Prevede il diploma, perché è un diploma di Stato, è una specie di mini laurea di due anni, sì. Più un'evoluzione che è un terzo anno, quindi è proprio una vera e propria laurea di 3 anni per diventare allenatore professionista nel rugby. Sto seguendo queste formazioni e in conseguenza il fatto di rimanere a casa mi permette di lavorare ancora più seriamente sul diploma e insomma cercare di averlo a fine anno. È un segno del destino, significa che devi assolutamente diventare allenatore professionista. È arrivato per te questo. Ce la farai, ne sono sicurissimo, anzi convinto. Ecco, perché ti intervisto? Come ben sai, tu guardi ogni tanto i miei video e le mie interviste, io intervisto tutti quei personaggi che, essendo conosciuti, hanno molta più voce rispetto magari a molti altri, magari molti attivisti. Però per quale motivo ti intervisto? Perché hai deciso, non so da quanto tempo, ma adesso me lo dirai tu, di intraprendere una scelta di vita totalmente vegan. Ecco, quando è iniziata questa tua scelta e soprattutto per quale motivo? È iniziato tutto su una questione medica, nel senso che mi sono infortunato abbastanza seriamente fine 2012 ed era a fine contratto e cercavo qualcosa che mi aiutasse a recuperare più velocemente. Grazie al fatto che ormai in internet abbiamo un sacco di informazioni, la possibilità di cercare tutto e di più, e il fatto che mia moglie Ati era di fianco a me e mi ha aperto gli occhi su un certo tipo di dieta, poteva aiutarmi su un recupero più veloce, mi sono avvicinato a, diciamo, questa dieta vegetale, quindi all'essere vegano, e l'ho fatto gradualmente, nel senso, mi sono prima informato, quindi non è che appena mi sono fatto male ho iniziato subito a essere vegano. Mi sono fatto male, quindi ho cominciato a leggere degli articoli di sportivi che lo erano già, che seguivano già questo tipo di dieta, le cose positive che avevano visto immediatamente, e quindi piano piano ho cominciato a scemare tutti quegli alimenti che potevano creare infiammazione all'interno del mio corpo, come i latticini o per esempio la carne rossa. E quindi piano piano li ho scemati e diciamo che penso nel fine 2013, inizio 2014, ho cominciato a essere, diciamo, a seguire una dieta vegetale a tutti gli effetti. Nel frattempo, ho fatto la connessione tra quello che
prima mangiavo sul piatto, quindi il pezzo di carne, e da dove arrivava. Di conseguenza non era più una dieta vegetale, ma era un vero e proprio essere vegano, nel senso era proprio diventato uno stile di vita, una filosofia di vita. E quindi diciamo ho cominciato ad aprire un po' le, non dico la mente, ma a cercare di capire ancora di più, di avvicinarmi ancora di più a questo, diciamo, a queste informazioni. E oggi diciamo che nel 2014, quindi da ormai quasi 6 anni, sono vegano a tutti gli effetti. Bellissima questa cosa, perché non capita spesso, nel senso che da una situazione di difficoltà, come può essere ad esempio un infortunio, è nato un mondo completamente nuovo. E la domanda qual è? Questo infortunio, con questo recupero con alimenti vegetali, si è abbreviato o no? Ecco, questo è quello che vorrei sapere. Allora, ovviamente non sono diventato subito vegano, quindi non ho seguito una dieta vegetale subito, quindi diciamo che sono rientrato in campo dopo 9 mesi, okay. Mi ero rotto la rotula, sempre in una partita di rugby, quindi non penso abbia accorciato i tempi, per il semplice motivo che diciamo mangiavo ancora la carne, probabilmente li ha accorciati dal fatto che forse molti credevano che potessi rientrare in campo dopo questo infortunio, quindi il fatto probabilmente già di eliminare tutti quegli alimenti infiammatori del corpo mi hanno permesso probabilmente di rientrare in campo, di fare una stagione normale, diciamo di recupero, e poi ritornare all'alto livello immediatamente. Quindi penso che mi abbia aiutato soprattutto che dopo questo infortunio qui non ho più avuto infortuni, o comunque piccoli infortuni, magari ne ho avuti forse 2, perché sono durati entrambi 1 settimana. Quindi in 1 settimana sono riuscito a recuperare più velocemente di quello che potevo fare prima, avendo un'età diciamo più avanzata di quello di quando avevi 20 anni, perché sai bene che quando hai 20 anni recuperi molto più velocemente di quando ne hai 30, soprattutto certo. Quando hai una carriera lunga, e quindi ho visto che proprio nei piccoli, per esempio stiramenti o queste cose qui, non recuperavo più in 2-3 settimane, ma recuperavo in 1, e quindi mi ha, insomma, penso sia grazie anche al fatto, non solo alla parte medica, ma anche grazie all'alimentazione. E sono convinto che l'alimentazione oggi fa parte della performance di uno sportivo, quindi è in parte integrante, non è il tutto, però è una parte della performance del giocatore. Ecco, è un punto di vista molto interessante questo, perché ovviamente, ti faccio l'esempio, se divento vegano io, che l'unico sport che faccio è quello di pulire il balcone, è un conto, nessuno lo nota, a parte va bene i miei video che ne parlo, ma nel tuo caso, dato che sei anche stato ex capitano della nazionale italiana, nel senso non è uno a caso, cioè come la vivono questa presa di posizione, tra virgolette, questa scelta di vita che si avvicina al vegetale, i preparatori tecnici, l'allenatore, la società? Ecco, in che modo si approcciano ad un atleta che magari desidera, soprattutto a questi livelli, ad una scelta totalmente diversa, perché sappiamo benissimo che gli agonisti non è che mangiano quello che gli va. Diciamo che non sono pronti, nel senso che ovviamente io vengo da uno sport dove il pasto principale è il barbecue, e quindi è difficile pensare a un giocatore che non mangia carne e che gioca rugby. Diciamo che in questo mondo qui devi avere abbastanza nervi saldi e soprattutto una grande volontà, nel senso che devi fregartene di quello che dicono gli altri e devi pensare a te stesso e a quello che può farti bene o comunque può recarti del beneficio. Parlando di ciò, c'è cioè, un bel aneddoto di quando giocavo a Parma. Il primo anno che ho firmato a Parma, ovviamente dovevo continuare a lavorare sul mio ginocchio perché bisognava sempre più rinforzarlo, sebbene fosse passato un anno dall'infortunio. E quindi insomma mi allenavo, avevo fatto dei test fisici, erano andati bene sia di corsa che in palestra, insomma erano i miei standard normali, nel senso non avevo niente di particolare o comunque nessuna carenza particolare. E un giorno l'allenatore dell'epoca mi chiama in disparte dopo allenamento e mi dice: "Oh, Mirko, devo chiederti una cosa." E dice: "Andrea, dimmi." Fa: "Non vuoi iniziare a non vuoi mangiare la carne almeno finché giochi con la squadra, con me e tutto il resto?"
faccio, no, perché mi domandi questa cosa qua? E lì chiamò il preparatore atletico e mi disse, beh, spiegali, cioè, disse al preparatore atletico, spiega a Mirko perché gli ho chiesto questa cosa qua, e gli disse no, perché non ti vedo abbastanza esplosivo. Ho capito, ma esplosivo in che senso? Nel senso, su cosa mi hai esplosivo? No, sui cambi di direzione, queste cose qua. Ma su tutti i test che abbiamo fatto sto bene, non c'è nessun tipo di problema. No, ma bisognerebbe che mangiassi della carne. Perché insomma, cioè, ti mettono sempre dei dubbi, non riesci a capire, quindi vai sempre a informarti ancora di più. Il fatto è che soprattutto la cosa strana è che normalmente il preparatore atletico deve essere uno gagliardo, sai, che dà l'esempio. Certo. In quel caso lì avevo un preparatore atletico che era stato un grande atleta nel passato, ma che non dava veramente l'esempio. Però mi ha comunque messo il dubbio, capito? Quindi diciamo non eravamo ancora pronti alla possibilità di avere qualcuno che non seguisse una dieta. Non abbiamo una dieta ferrea noi, ok? Dobbiamo mangiare tante cose, abbiamo un apporto di proteine che è importante integrare per recuperare più velocemente queste cose qua, però non c'era mai stata l'idea di integrare proteine vegetali, anche perché per loro la proteina vegetale non è la proteina animale. Quindi diciamo che ti parlo ancora di 4-5 anni fa, quindi neanche 20-30 anni fa, parliamo di 4-5 anni fa. Quindi non tutti erano o sono ancora oggi pronti a un cambiamento del genere. Diciamo che grazie a documentari e cose varie, grandi a sportivi di altissimo livello, vegani, che hanno medaglie d'oro alle Olimpiadi o campioni del mondo, cose del genere, diciamo il fatto di mostrare queste cose qui al mondo intero, probabilmente ci sono certi preparatori atletici, certe persone che si occupano del fisico, che cominciano a porsi delle domande e a informarsi ancora di più. Siamo ancora giovani da questo punto di vista, però piano piano i giocatori, comunque gli sportivi, gli atleti, cominciano a vedere delle performance che probabilmente sono capaci di avere attraverso un cambiamento. Quando giochi in una squadra, ovviamente non tutti sono del tuo stesso avviso, e quindi sono sicuramente qualcuno che ti prende in giro, che ogni giorno... Pur essendo un omone di tot metri e di tot chili, anche tu venivi bullizzato, puoi ammetterlo. Sì, beh, bullizzato, poi sai... Però poi ti facevi sentire però poi nello spogliatoio, di la verità. No, beh, quello facevi sempre la voce grossa, capito? Cioè, infine, mangiavi vegetale, ma facevi la voce grossa, quindi non capivano perché. No, a parte gli scherzi, si sono presenti perché non c'è delle volte un'apertura mentale, o non c'è un'attenzione a quello che può essere una cosa diversa con dei risultati buoni. E io ho la fortuna di fregarmene, nel senso che se qualcosa mi fa bene vado dritto al punto e non c'è nessun tipo di problema. Che tu puoi farmi tutti gli scherzi del mondo, puoi prendermi in giro, ci rido con te, anzi lo prendo veramente a ridere e non ti dico mi fa piacere, ma non mi dà fastidio, nel senso non mi crea nessun tipo di problema. E l'ho certo. Vissuto un anno a Parma, dove sono giocatori prendevano in giro, ma erano degli scherzi, delle cose, delle barzellette, capito? Non era niente di particolare, però era da un certo punto divertente. Dall'altro punto, il fatto che c'erano dei giocatori che venivano e mi dicevano sai che ho visto un documentario interessante, quasi quasi, sai, sono curioso di capire, ma cosa mangi a colazione, cosa mangi a pranzo, la merenda, dopo allenamento. E quindi sono le piccole vittorie, esatto. Possiamo chiamarle così, di insomma, hai il tuo stile, non dici niente a nessuno, nel senso se qualcuno è curioso, sai bene comunque la curiosità poi viene verso di te, e il fatto che sempre più cominciamo prima, documentari, film, cose, storie varie,
permette poi di entrare nel discorso e dire la tua, insomma. Verissimo, verissimo, anche perché molto spesso cadere in provocazioni, come ben sai, serve veramente a poco, anche perché se cadi nelle provocazioni la volta dopo è ancora peggio, perché dicono: "Cazzo, si è offeso, bene, adesso gliela faccio il doppio". Ecco, un'altra domanda che vorrei farti, qual è, uscendo un po' fuori dall'Italia, come vedi il mondo vegan al di fuori dell'Italia? Ad esempio, tu ti trovi adesso in Francia, ma hai giocato molto spesso anche in Inghilterra. Qual è il rapporto che hanno le varie nazioni, queste ad esempio Inghilterra e Francia, a differenza dell'Italia rispetto al veganismo? Ecco, se c'è una differenza, ecco, ad esempio nello sport. C'è una differenza, penso, tra il mondo anglosassone e il mondo latino, nel senso che probabilmente la cultura. Nel mondo anglosassone, per esempio, quando vai a giocare all'estero, in Inghilterra, in Irlanda o in Scozia o in Galles, diciamo che finita la partita, a quello che si chiama il terzo tempo ufficiale, c'è sempre un piatto comunque vegetale, nel senso che non prediligono la carne o i latticini, anzi hanno sempre quei cibi, diciamo, che aiutano il recupero dell'atleta. Quindi quando andavo all'estero trovo sempre un piatto vegetale di fianco magari a un piatto di carne o altre cose. E quindi proprio c'è questa diciamo cultura di che tutti gli atleti non è che mangiano la stessa cosa, ma ci sono atleti che possono prediligere un certo tipo di dieta a un'altra. E quindi cercano di dargli la possibilità di integrare a tutti gli atleti, a tutte le persone che sono presenti in quel momento. Ed ho visto veramente la differenza tra quello che presenta, quello che dà, diciamo, offre, tra virgolette, la Francia o l'Italia e quello che può offrire un paese anglosassone. Sai bene che qui in Italia o in Francia siamo addetti ad avere il formaggio e la carne perché è un simbolo di abbondanza, di ricchezza, qualcosa che è non dico obbligatorio da mangiare, ma che bisogna mangiare. Però insomma, le cose stanno evolvendo e un piccolo aneddoto che mi viene in mente è quando giocavo a Parma. C'è stato un terzo tempo dove Atti, mia moglie, che ha fatto da mangiare, e appunto ha fatto tutto vegano, c'erano delle falafel, l'hummus, tutto quello che serve per dare un sacco di recupero di energie per l'atleta. E c'era di fianco a questo, perché era uno sponsor all'epoca che lo dava al supermercato, ha messo una lasagna bella ricca di formaggio e carne. E un'altra cosa, se non mi ricordo. E all'epoca avevamo giocato contro una squadra irlandese e diciamo si sono abbuffati di quello che Ati aveva preparato, ringraziandola prima di partire perché non riuscivano a trovare questo tipo di alimenti quando uscivano dal paese dove giocavano e quindi erano Certo. entusiasmi di aver potuto mangiare qualcosa del genere per recuperare ancora più facilmente. Quindi insomma, sono le piccole soddisfazioni che ti togli quando effettivamente ti vedi degli atleti che hanno trovato in questo tipo di dieta un appoggio per un recupero più veloce e una performance più importante. Bene, vedo appunto come dubitavo, nel senso che effettivamente il mondo si approccia in maniera completamente diversa. Sarà che noi siamo sicuramente molto più condizionati da culture, abitudini e non solo, quindi si tramanda di generazione in generazione. Abbiamo questo desiderio di vivere costantemente a tavola tutti insieme, che è un qualcosa di antico e che secondo me, non dico che è sbagliato, però bisognerebbe dare le priorità giuste nel momento giusto, perché sembra quasi che tutti debbano mangiare a tutti gli orari, tutti insieme, tutte le stesse cose. Ecco, è bello che ci sia della diversità e sono contento che all'estero abbiano già capito queste cose. Parlando un po' di te, volevo chiederti come vedi il tuo futuro? Beh, futuro da sportivo, beh, ho iniziato questa nuova avventura da allenatore, quindi insomma speriamo che possa durare il più possibile, che sia in Francia o che sia all'estero, in Italia è più complicato, però insomma
speriamo che possa essere, diciamo, il mio lavoro stabile futuro. Da vegano mi aspetto che questo confinamento aiuti a riflettere, aiuti a vedere certi aspetti come l'acqua super chiara a Venezia, che forse non avevo mai visto da quando ero nato, i delfini che tornano in Sardegna, i caprioli che vanno in centro città negli altri paesi del mondo, insomma, cose che non avremmo mai potuto vedere, che non avremmo mai potuto incontrare, probabilmente, e che ci facciano riflettere probabilmente su cosa ognuno deve cambiare, cosa ognuno deve fare perché questo rimanga così. Ma la paura grande è che una volta usciti da casa si faccia tutto moltiplicato per 2 o 3 per recuperare il tempo perduto, senza capire che Verissimo. quello che è successo, tra virgolette, può essere un beneficio, perché comunque vai fuori e respiri aria pulita più di prima, perché le giornate sono sempre meglio. Ti dico, fino a un mese fa, penso che da 4-5 mesi a questa parte è sempre piovuto, almeno da noi. E che da un mese a questa parte, a parte 2 volte, 2 giorni su 30 che ha piovuto, gli altri erano giornate stupende. Sta calma, il cielo sereno, il fatto che gli Bellissimo. animali sono tranquilli, che insomma ognuno faccia la sua vita, ci faccia capire che probabilmente ci sono piccole cose da cambiare che possono permetterci di mantenere questo tipo di, diciamo, di beatitudine, di Sì, calma. esatto, esattamente, esattamente. Quindi Speriamo, io credo che la natura si stia riprendendo tutto ciò che era suo, come diceva in Gomorra, non mi ricordo se era Jenny, ma diceva ci ripigliamo tutto quello che è nostro, non so se era lui o un altro, però è un po' la natura che sta giocando un po' a Gomorra questa volta e speriamo avvenga veramente e speriamo che la gente quando ritorna in strada non moltiplichi, come dici tu, tutto ciò che non è riuscito a fare in questa quarantena. Caro Mirko, io devo dirti la verità, ho fatto questa intervista con te online e non dal vivo per non mostrare quanto in realtà io fossi più piccolo di te. In questo caso si può notare che sono molto più grosso e muscoloso di te, quindi caro mio, è chiaro che il fisico si fa anche stando a casa, caro mio. il confinamento non mi porta, sono troppo davanti al computer e poco in giardino, capito? Quindi sto perdendo poco a poco. Essendo un'intervista VIP vera e propria questa, perché per me lo sei al 100%, io e te dovremmo fare. Ma è la verità, è inutile dire cose non vere. Le copertine dei video che faccio per le interviste VIP al ristorante sono praticamente così, quindi dovresti metterti laterale un secondo. Ecco, vieni un po' più avanti col busto, ok? E dandomi la mano così. Così facciamo la copertina. Devo darti la sinistra. Esatto. No, l'altra? Questa, sì. Oh, perfetto. Ho la copertina per l'intervista VIP anche da casa. Abbiamo fatto una copertina Italia-Francia, bellissimo. Caro Mirko, sei stato veramente, veramente gentile perché avevo bisogno di far sentire la tua esperienza, di farla conoscere a tutti gli iscritti, ma anche a tutte le altre persone che magari si stanno avvicinando a questa filosofia di vita. Per chiudere, guardando in camera, se tu guardi nella camera, in pochissime parole, quale messaggio vuoi lanciare ai giovani che sono già vegani o che magari vogliono avvicinarsi a questo stile di vita, guardando in camera? Beh, ai giovani dico informatevi, siate curiosi, informatevi, ci sono ormai un sacco di sportivi, di persone che dicono quello che fanno e spiegano perché lo sono, e cercate di farvi la vostra propria cultura, tra virgolette, ma capite perché determinate persone hanno fatto certi cambiamenti, che sia vegano o non vegano, perché lo fanno e per quale scopo. E quindi siate curiosi, giusto informate, leggete, ascoltate, guardate film, documentari, ma non rimanete con delle idee chiuse,
che arrivano da un telegiornale o da una sola trasmissione, cercate di vederne di più e poi fatevi la vostra idea. Comunque, insomma, sappiamo che il futuro è in mano vostra e quindi speriamo che piano piano già ci mostrate che fate la voce grossa, soprattutto con tutte le manifestazioni fino ad oggi fatte nel mondo intero. Quindi speriamo che le cose continuino sempre in modo pacifico, ma per far passare degli ideali o comunque delle idee che oggi probabilmente possono portarci a vivere ancora più a lungo. Quindi siate curiosi. Sante parole, caro Mirko, è stato davvero un piacere averti qui e spero tantissimo di poterti invitare per una seconda intervista, te ne faccio anche due o tre volentieri, a Milano in un bel ristorante dove magari mangiamo qualcosa insieme, così almeno entriamo di più nel discorso perché essendo dal vivo è sicuramente tutto molto più bello. Caro Mirko, grazie ancora. Grazie a te e continua così perché mi diverti un sacco. Grazie mille, Mirko, ti abbraccio. Grazie di Ciao, cuore. ciao Giorgio, ciao. Bene, possiamo dire che questa dieta vegetale molto probabilmente, anzi sono sicuro che fa bene a tutti, anche a tutti quegli sportivi che hanno uno stile di vita completamente diverso dal mio e che si allenano tutti i giorni, queste proteine animali molto probabilmente sono sopravvalutate, anzi. Ne sono sicuro. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. E se vi è piaciuta questa intervista, vi chiedo di lasciare un like al video così da supportarlo. Noi, ovviamente, ci vediamo in un prossimo video. Messo una settimana a farlo, però Cazzo, gigante. poi si toglie a 4 pezzi, 5 pezzi. Ah, si smonta? Si smonta. Sono proprio gli Ultron 5, proprio i 5, cioè 1, Madonna, che 2, 3, spettacolo! 4 e 5. Lo Mi piacciono i carni. sai che sto continuando a registrare, Addirittura. Ah, va eh? Eh bene, sì. allora No, perché potrebbe essere un'idea di video, come si può dire, il fuori onda da tenere su Instagram, magari può essere divertente.